Maria Antonietta Farina Coscioni, segretario della Commissione Affari Sociali. Volevo farle alcune domande. La prima, come possiamo aiutarvi noi nel caso che si protragga il tempo per la legge per la chiusura degli OPG? Innanzitutto, speriamo che sia semplicemente un rischio e che non ci sia nel cosiddetto milleproroghe emendamenti che possono posticipare la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi noi ci opporremo alla Camera come al Senato perché questa scadenza è stata data in un momento importante per i cittadini che sono reclusi all'interno di queste strutture. Ma qualora ci fosse un'intenzione da parte del governo, da parte di qualche parlamentare di posticipare questa data, ci mobiliteremo, quindi con tutte le associazioni che vogliono urgentemente il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi scenderemo in piazza, magari tutti insieme, per dire no a un'ulteriore proroga di questa data, cioè del 31 marzo 2013. E ci saremo tutti. Una seconda domanda, cosa ne pensa della settimana della salute mentale? Ma questa è un'iniziativa estremamente importante perché sappiamo come il disagio psichico debba essere contrastato utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione, soprattutto attraverso percorsi di cura, percorsi di riabilitazione, non ghettizzare chi nei fatti con un disturbo è considerato insomma, diverso. Ed è considerato pericoloso. Noi crediamo che la diversità possa essere in questi casi anche un'opportunità, senza ovviamente dimenticare come la pericolosità sociale non può essere cancellata con un tratto di penna o con una norma di legge. Quindi anche rispetto a quello che ha detto in ultima analisi, quale alternativa realistica agli OPG? La situazione che può in qualche modo portarci lontano da strutture ghettizzanti, da strutture disumane, quali quelle degli ospedali psichiatrici giudiziari, sono sicuramente una realtà di ascolto e di presa in carico complessiva del paziente che ha disturbi psichici e che ha anche commesso dei reati. Io credo che il territorio e una responsabilità assunta a tutti i livelli istituzionali possa condurre una persona con disturbi psichici a in qualche modo riappropriarsi di una consapevolezza e di una, diciamo, della propria esistenza anche con limitazioni ovviamente al proprio disagio. Grazie mille.